In questi giorni in 15 siti della provincia di Asti sono state lanciate le vespe samurai per contrastare il proliferare della cimice asiatica marmorata. Il loro effetto si vedrà però non prima di un paio di campagne agrarie. Nel frattempo continua così l'attività di prevenzione dei danni causati sul nocciolo. Anche nei mesi di luglio e agosto da parte di Coldiretti Asti si effettua il monitoraggio della presenza dell'insetto importato inopportunamente dalla Cina. Di buon mattino vengono prelevati dei campioni nei noccioleti attraverso la tecnica del frappage, vengono poi analizzati settimanalmente rilevando la presenza delle cimici e di altri insetti nocivi in modo da attuare un'adeguata azione di difesa delle colture. Allo scopo proprio di andare a individuare i momenti esatti e limitare i trattamenti fitosanitari solo quando servono, noi per questo da anni realizziamo questo monitoraggio con campioni di frappage, cioè campioni di vegetazione di nocciolo, in questo caso legati allo scuotimento delle piante al mattino presto, quando gli insetti sono immobili e quindi vengono raccolti in il tutto in sacconi che poi vengono analizzati qui settimanalmente e in base alle catture di insetti che si realizzano si capisce quando, se e quando effettivamente è il momento di realizzare interventi di difesa. Allora, stamattina abbiamo raccolto i campioni che ci sono pervenuti da un po' tutta la zona in modo da coprire tutta la provincia. Stiamo facendo passare i campioni così da vedere se si è superato la cosiddetta soglia di tolleranza, che in questo caso è quando si supera i due individui adulti per pianta, e allora in quel caso lì si è superata questa soglia di tolleranza e quindi è quando noi emaniamo effettivamente poi il bollettino fitosanitario che è ora di fare il trattamento. E abbiamo iniziato questa operazione da metà maggio e probabilmente si concluderà tutto il mese di luglio e anche forse una parte di agosto come l'anno scorso. Ecco, adesso per esempio stiamo facendo passare questo campione. Adesso abbiamo individuato questo individuo adulto di Palomena. Poco fa invece abbiamo visto una neanide probabilmente di quarta età di Alleomorpha, quindi della asiatica. E certo che se i numeri sono questi, ancora sono numeri bassi, quindi in questo caso consiglierei all'agricoltore di non fare trattamento. Per adesso l'annata è positiva, di produzione ce n'è, adesso sta iniziando anche un po' di cascola, ma è normale, è fisiologica del noccioleto. E anche a livello di cimici, sia dalle catture della trappola che abbiamo, sia dai monitoraggi che facciamo con il frappage, finora le catture sono state davvero basse.